percorso che abbiamo proposto in questo spazio, il Lazzaretto a Milano, dal titolo A stomaco vuoto, ha dietro una domanda: ci sono delle altre forme possibili di nutrimento? Abbiamo cercato dentro di noi quello spazio dove il vuoto è ricchezza e quel silenzio dove l'angelo azzurro o l'uccello azzurro che ognuno di noi ha e che rappresenta la sua parte più autentica ci può parlare. Dei cinque sensi, del corpo che in qualche modo un po' smette di occupare tutto questo spazio. Provare a liberare la percezione insomma, della sua consuetudine, da come normalmente si percepisce la realtà. Poesia è un cibo, abbiamo bisogno di mangiare poesia e di digiunare rispetto a tante altre cose. Credo che la fame sia una condizione umana in cui tutti gli esseri umani hanno in qualche modo fame di qualcosa, per cui in qualche modo c'è una ricerca di qualcosa che non è solo di cibo, ma anche può essere appunto spirituale, può essere di cultura, di bellezza, di qualcos'altro.